presenza del Signore, almeno come intenzione, possiamo dire al Signore così: sono qui per te. Signore, sono qui per te, sono venuto per te, per cercarti e per ascoltarti. Grazie.
passo che dal Vangelo di Luca, al capitolo 22, un passo che tratta dei preparativi della Eucaristia fatta da Gesù e la cena pasquale. Luca 22, 7 fino al versetto 13. Così piano piano anche prendiamo un giorno di familiarità con le scritture. Luca 22, da 7 a 13. Se non leggete che ha trovato, chi non ha trovato si fa aiutare da chi non sa trovare, Luca 22:7. Nostre messe
questa vita di relazione tra di noi. Ecco perché a volte io qui, anche un piccolo seme, dico di venire un po' prima, parlare un po' con gli altri, salutarsi, eccetera. È poco, però il significato è grande, ricostruire la fraternità. E anche se noi siamo tanti, non è facile avere rapporti con tante persone, però avere l'ideale che almeno con qualcuno, si viva la fede insieme. Secondo passo dell'Eucaristia che prendiamo dal rito, che prendiamo anche da una parola antichissima, vi ricordate quando Mosè ebbe la prima grande manifestazione di Dio nel rovetto ardente? Vide questo fuoco che bruciava e sembrava un rovetto che non si consumasse mai, e lui si avvicina per vedere come mai questo fuoco brucia e il rovetto non si consuma. E mentre si avvicinava al rovetto udì una voce: fermati, togliti i calzari dai sandali, perché la terra che stai calpestando è una terra sacra. Ricordate questo, si racconta nell'Esodo 3. Questo fatto nella liturgia della messa è espresso all'inizio, quando il sacerdote ci dice: per celebrare degnamente i santi misteri, c'è un breve momento penitenziale, solo che il rito è così breve, così stretto, così ripetitivo, che la sostanza quasi si perde. Quello è un invito a togliersi simbolicamente i sandali, cioè guardare il proprio cuore, la propria situazione davanti a Dio, per capire se noi possiamo partecipare con frutto degnamente a ciò che avverrà dopo nella messa. E la messa che ci dona se stesso: tu sei pronto a partecipare a questo rito in cui Dio ti fa il massimo dei doni che è suo figlio? Ecco, se non sei pronto, e la liturgia dice fai un pentimento e affidati al Signore. Cerca anche di capire che cosa nella tua vita pratica ostacola una partecipazione piena al sacrificio che si farà nella messa. Ecco, anche San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, dice: ciascuno esamini se stesso e poi mangi di questo corpo, beva di questo sangue. Quindi c'è un momento penitenziale, ed è anche bello importante imparare nella formazione personale a farlo bene. Questo, farlo bene, questo in genere bisognerebbe farlo prima di venire alla messa, con un pochino di calma e di guardare come siamo. Un'altra cosa voglio dire: questa preparazione e questo esame, su che cosa noi lo dobbiamo puntare soprattutto? Certo, se ci sono dei peccati evidenti, l'attenzione va pure su questo. Per esempio, sono arrabbiato, ho un rapporto rotto con qualcuno, si comincia da quello. Però nella sostanza profonda la preparazione va messa sulla fede. Preparazione profonda per la messa è una questione di fede, cioè credi tu a ciò che Gesù ha fatto per te e che ha fatto nella messa? La preparazione fondamentale è la fede. Se uno non crede in Gesù, in quello che lui ha fatto, non può partecipare. Noi siamo abituati un po' in un sistema un po', non so come chiamarlo, insomma, chi vuole entrare nelle chiese esce liberamente quanto vuole, e nello spirito, diciamo, quasi del supermercato. Questo non va proprio.
solo se una piazza. Quella è una brutta abitudine, se lo deve far sia per chi la permette, perché la messa è qualcosa di specialmente sacro, specialmente riservato, specialmente che esige una preparazione della fede in Gesù. La fede in Gesù è in quello che Gesù ha insegnato. Se tu credi, anche se magari poi non riesci a vivere chiaramente la fede, perché supplichiamo sempre qualche cosa, però almeno che tu creda in Gesù, che non rifiuti quello che lui ha insegnato. Io non posso andare da Gesù a cercare la comunione con lui quando io nego espressamente nella mia vita una parte del Vangelo. Va bene? Quindi questo atto deve pensare, questo togliersi i sangue. Adesso invece andiamo a leggere insieme un'altra parte del Vangelo. Questa volta andiamo al Vangelo di Giovanni, al capitolo 6. Una parte di questo lungo discorso sull'Eucaristia, Giovanni 6, versetto 26. Si trova la pagina 12 del Vangelo piccolo. 4, 7 e 5. Qual era la parte di 465. Si può quella volta. Abbiamo anche familiarità con la Sacra Scrittura. 26. Gesù rispose loro: in verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete di quei pani e vi siete saziati. La verità non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché se lui parla di uno ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: cosa dobbiamo compiere? Rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che è mandato. Non allora quale siete morti, perché crediamo in Dio amato? Quale opera fai? I nostri padri hanno già dato mano nel deserto, come sta scritto. Thank you.
carico di punti ancora nell'Eucaristia, innanzitutto il rimprovero di Gesù ai suoi ascoltatori. Gesù dice: voi mi cercate ancora perché avete mangiato il pane, lo moltiplicate, vi siete saziati, ma non perché avete visto dei segni. Non hanno capito che quel grande miracolo è un segno speciale per rivelare il mistero di Gesù. Gesù non solo deve andare a fare l'annunciare, ma con quel segno mostra una potenza in modo che loro possano capire che lui è anche un pane disceso dal cielo, lui stesso capace di sfamare una fame più profonda. Ecco, questo dell'Eucaristia c'è. L'Eucaristia complessivamente presa è un segno di Dio. È il segno che Dio si prende cura di noi, è come se impartisse una mensa per darci da mangiare, per nutrirci, non nella vita naturale, questo lo facciamo da soli in casa, ma nella vita divina. Ecco perché quando si consacra il pane di vino, poi il sacerdote dice mistero della fede. Voi dite annunciamolo, significa che attraverso dei segni, cioè delle realtà visibili, sensibili, c'è qualcosa di nascosto, che è proprio questa presenza di Gesù. Quindi noi veniamo alla messa perché attraverso il rito, i segni, possiamo arrivare a Gesù, che è il significato. Ecco perché è anche importante non fare tante messe in modo troppo ripetitivo, frequente, ma avere una formazione che ci permette, attraverso quello che si fa, di arrivare a Gesù. Arrivare a Gesù. Secondo punto, Gesù dice in quel discorso che abbiamo letto poco fa: non Mosè vi ha dato il pane, la manna da mangiare, ma il Padre mio vi dà il pane vero. La manna è solo un esempio, una figura e palla. Quindi Gesù mi fa capire che l'Eucaristia che noi abbiamo è un dono di Dio Padre per noi, un dono prezioso che il Padre fa a noi, ed è un pane spirituale sudato dal Padre, perché viene a noi attraverso un sacrificio grande di questo Padre che manda Gesù e lo sacrifica nella passione morte e nella risurrezione per noi. Quindi il riferimento fondamentale e principale dell'Eucaristia non è il sacerdote e neanche la comunità, è Dio Padre. Dio Padre ci dà Gesù attraverso questo rito. E noi ci mettiamo davanti a lui, e se voi ci fate caso, tutte le preghiere che il sacerdote fa sono tutte rivolte al Padre, soprattutto la grande preghiera eucaristica: Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni. È un dialogo che il sacerdote con il nostro fa con Dio Padre. Ci mettiamo davanti a lui, e dalle sue mani riceviamo il più grande dei doni, che è il Figlio suo, come fonte di vita eterna, di vita divina. Adesso vi indico i passi che ancora ci sono nel rito, passi importanti che piano piano poi vivremo di più il cammino. Un primo passo è quando Gesù ci parla attraverso le scritture e la spiegazione del ministro sacro. Dio Padre ci dà Gesù attraverso la sua parola, la sua parola, la sua parola. E sarebbe bello che d'ora in poi non solo ascoltiamo con attenzione, questo già un po' lo facciamo, ma in ogni messa troviamo, ascoltiamo qualche parola di Dio detta a noi. Qualche parola di Dio detta a noi. Dovremmo poter uscire dalla messa tenendo nel cuore una parola che Dio ci ha dato. Il Padre o
voce, mi ha parlato e mi ha detto questo. Questo è uno dei primi passi per partecipare alla messa. Sentire, ascoltare una parola di Dio per noi, non solo le letture così come il racconto del passato, ma quello che Dio dice a me, giorno per giorno, una parola viva che possa nascere nel mio cuore. Questo è il primo grande passo della partecipazione alla messa. Poi la liturgia va avanti, un punto anche bello che si può sviluppare adesso solo per accenno, è quando arriva l'offertorio. L'offertorio, i fedeli portano il pane e il vino, il sacerdote lo prende e fa la preghiera, presenta Dio Padre il pane e il vino, affinché con la consacrazione diventino corpo e sangue di Gesù. Qui c'è una cosa importante da fare, che insieme al pane e al vino dobbiamo mettere sull'altare la nostra vita attuale, con le gioie e i dolori del momento, offrirci a Dio, così come siamo, non dobbiamo aspettare di essere troppo santi, troppo puri, troppo buoni, se no non facciamo mai questa offerta. Offrire a Dio come siamo e metterlo sull'altare, in modo che la preghiera di consacrazione, che va direttamente sulle sacre specie, cioè sul pane e vino, tocchi anche i nostri cuori, sia presentata a Dio la nostra offerta, anche perché Dio trasforma solo ciò che è offerto, ciò che noi teniamo per noi stessi, Dio non lo consacra perché ha bisogno della nostra libertà. Quindi, soprattutto quando arriva il momento dell'offertorio, che noi ci abituiamo a rinnovare l'offerta, tanti di noi hanno tanti doveri, io stesso dico, stai attento di non sciupare, perché i dolori sono veramente una materia di offerta. Io oggi sono andata a visitare una persona tanto malata, non dico quasi fin di vita, ma poco ci manca, e ho visto come nella sua sofferenza c'era una rassegnazione, un abbandono fiducioso del Signore. Questo è un modo di valorizzare certe sofferenze. Quando veniamo nella messa, questo è si può fare ed è bene farlo. Poi la messa va avanti, c'è la grande preghiera, a un certo punto il sacerdote ripete le parole di Gesù sul pane e sul vino. Gesù, quando ha fatto l'ultima cena, non solo ha usato queste parole e ha trasformato il pane nel suo corpo e nel suo sangue, anticipando nel segno quello che sarebbe avvenuto sul Calvario, ma dopo di questo ha detto agli apostoli presenti: fate questo in memoria di me. Gli apostoli lì non hanno capito quasi niente, anche perché erano un po' turbati, avevano sentito il tradimento di Giuda. Però dopo che Gesù è risorto e ha mandato lo Spirito Santo, loro hanno ricordato in modo vivo l'insegnamento di Gesù e i cristiani hanno cominciato a radunarsi e a ripetere ciò che Gesù ha fatto. Hanno capito che Gesù, con il comando fate questo in memoria di me, dava loro il potere di ripetere il gesto dell'ultima cena. Così è nata la comunità cristiana, messa che facciamo dopo 2000 anni, quello del nucleo centrale. Quindi loro hanno ripetuto questo alla fine della Chiesa da 2000 anni, sempre ha conservato la certezza e l'esperienza che questo ripete ciò che Gesù ha fatto. San Tommaso dice che questo è il più grande dei miracoli, perché è un miracolo costante, un miracolo universale, un miracolo che rende presente Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Quindi questo grande momento, diciamo, noi partecipiamo della consacrazione. Questa consacrazione non è solo la trasformazione del pane nel corpo di Gesù, nel vino e nel suo sangue, è anche l'attuazione del sacrificio del Calvario, perché si dice che questo pane, che è il segno di Gesù della sua vita, viene spezzato. Gesù spezzò il pane dei suoi discepoli. Questa non è una norma di Galateo per distribuire il pane,
è un gesto simbolico che indica lo spezzarsi di Gesù nella sua passione e morte, allude al sacrificio della croce, come anche allude al sacrificio le parole che noi sentiamo la notte in cui fu tradito, Gesù prese il pane. Perché c'è questo accenno alla notte in cui fu tradito? Perché c'è il collegamento con la passione e morte che sarebbe avvenuta sul Calvario, non è una nota di cronaca. E per dire quello che adesso avviene simbolicamente è ciò che è avvenuto nella realtà con la passione e morte del Signore. Poi andiamo avanti, arriva il momento della comunione. Della comunione. La comunione è ricevere Gesù nell'Eucaristia sotto forma del pane, sotto forma anche del vino, quando è possibile. È un completamento normalissimo della messa, è una partecipazione normale che uno riceva l'Eucaristia, perché Gesù l'ha fatta per questo. Gesù non ha detto venite alla messa assistete al mio sacrificio, ha detto prendete e mangiatene. Anzi, nel discorso di Cafarno, di cui abbiamo detto un pezzo, Gesù pure lo dice al contrario, cioè, se voi non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue, non avete la vita in voi. Quindi noi dobbiamo solo fare la comunione, ma farla bene, con fede, grazie di Dio, perché questo è il modo principale attraverso cui Gesù alimenta quella vita divina. Mangia la mia carne per il mio sangue, dice Gesù, ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco, quindi veniamo a vedere soprattutto con questo nutrimento. Qui anche nella nostra scuola di preghiera abbiamo sviluppato anche la possibilità che la Chiesa dà per chi è stata la messa di ricevere Gesù anche alla fine fuori della messa. Ecco, l'importante è farlo con fede e anche ricordare Gesù che abbiamo ricevuto, perché è un principio di forza in noi. E poi un'ultima cosa che è semplice ma poi influisce tanto su tutto il resto. E alla fine della messa il sacerdote ci dice andate in pace, andate in pace. Questo saluto e questo comando è breve, però è la formula, diciamo così, di significato più lunga di tutta la messa, perché si riferisce a tutto quello che avverrà dopo la messa, quando andiamo a casa. L'andare a casa o al lavoro dopo la messa significa portare Gesù là dove andiamo e adempiere la missione che Gesù ci dà. Quello è un comando di missione, andare nel mondo, nelle famiglie con la forza che abbiamo ricevuto da Gesù. Adesso faremo un breve momento di adorazione e voglio anche dire questo. L'adorazione si è sviluppata nell'Eucaristia in un secondo momento, dal secolo 1000 in poi, quindi non c'era questa adorazione. Ed è nata, guarda caso, come il Signore si serve di tutto, perché era nata un'eresia ad opera di un sacerdote che diceva che finita la messa, Gesù non c'è più nelle specie eucaristiche. Prima si conservavano un po' alcune ostie per portarle ai malati che non potevano radunarsi per la messa, però non c'era questa abitudine che ci abbiamo noi adesso di adorare Gesù solennemente. Siccome c'è stata questa eresia, la Chiesa poi sapete, poi si raduna, discute le cose e risponde alle eresie. E da lì è nato un grandissimo culto dell'Eucaristia, perché la fede della Chiesa è che Gesù è presente.
inserite realmente nell'Eucaristia. E nei tabernacoli, dove ci sono i nostri consacrati, c'è veramente Gesù. Ecco perché noi non solo adoriamo, ma facciamo le visite al Santissimo, salutiamo Gesù quando passiamo davanti alla Chiesa, eccetera, eccetera, perché proprio lui c'è. Qui io voglio dire una cosa, perché noi, anche se in breve, stiamo sviluppando questa preghiera di adorazione. L'adorazione fatta bene non solo una preghiera molto alta, quindi è un po' difficile, ma è un modo mistico di mangiare Gesù. È un modo mistico di mangiare Gesù, di nutrirsi di lui. Gesù ci nutre non solo quando lo mangiamo fisicamente, ma quando stiamo davanti a lui con fede. Con fede, infatti, se voi ci fate caso, noterete che spesso avviene una particolare unione della nostra anima con Gesù, proprio durante l'adorazione. E nella storia si sono visti tanti santi che proprio durante l'adorazione di Gesù hanno avuto grazie speciali. Per esempio, il nostro fondatore, padre Annibale, lui racconta che la grande intuizione del Rogate, della preghiera degli Apostoli Santi, l'ha avuta durante un momento di adorazione. Nella chiesa di San Giovanni di Malta c'era Gesù esposto per le 40 ore, come si diceva una volta, lui è andato a fare la sua preghiera, la sua visita, diciamo così, personale, e durante questa adorazione ha sentito questa luce di fare qualcosa perché nascono i santi nel mondo e a cominciare a pregare questo durante l'adorazione di Gesù d'Eucaristia. Ecco, perciò adesso spendiamo non tanto perché è lungo andato avanti, una decina di minuti davanti a Gesù per ringraziarlo e anche per ripensare a qualcosa. Grazie.
grazia, occasione, forza per stare davanti al tuo figlio Gesù in questo grande sacramento in cui lui si annienta per essere il nostro cibo, la nostra bevanda, per essere davanti a noi in un mistero di silenzio, in un mistero di nascondimento. Ti ringraziamo Padre Santo perché la tua parola ci spesce, ci illumina a comprendere qualcosa di questo grande
Diventa il nostro nutrimento,
nostra vita e ci rende capaci di adorarlo e anche di riceverlo nella Santa Comunione. Benedici di nuovo, in modo nuovo, questi tuoi figli. Concedi loro una nuova comprensione di questo mistero, perché porti abbondanti frutti nella loro vita. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dio che in questo grande sacramento ci ha lasciato memoriare la tua morte e risurrezione, donaci di adorare sempre più con fede questo grande mistero del suo corpo e del tuo sangue, per sentire i buoni frutti della redenzione, per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.